voce è come una musica veluta. Mi sono dimenticata la medicina. Che è? È Ido? No, non ti preoccupare. Lo fa sempre così. Si è fatto i tortellini in brodo, che fa? Nega? Da quando è uscito sto cazzo di Viagra sta sempre qua. La pasta è buona? Buona. C'è la forchetta ancora buonissima. Più buona? Sì. Sì, c'è bisogno di metterla adesso, sennò il piatto lo metto per terra. Andiamo via abbagliando, no? Vabbè. Fammi i conti, Vanna. Quant'è? Una fronna. Ah, non mi guarda a me perché io non ho fatto niente, eh. Capito? Ma io te conosco. Ciambelli, no? Beh, se ti interessa ci sarebbe un omaggio della casa, eh. Grazie. Scusate un attimo, su. Un secondo, Buonasera, capo. Buonasera, Angelino, dimmi, che ti vuoi? Per panino casa, salsiccia. Ce l'ho brutta per te. E guarda che lavoro, manca a Parigi gli fanno queste cose. Che te ci metti? Mi metti un po' di funghetti, sa del bosco. Del bosco, questi sono da bosco e da riviera, li vedi? Vai. Poi due fogliette di carciofini. Calma, Angelino, andiamo piano. Due o tre fogliette proprio di quelle contate così a buttare. Poi due olivette, ma pure due fette di pomodoro. C'è la fame per niente? Com'è, stai a dieta, sai? Due melanzane? Sì. Vado a melanzare. Pure i peperoni. Senti, che famo? Le salse c'è oggi, no? Ma sì, va, una punta di maionese, sì. Una sciocchezza di mostarda. Sì. E uno sguardo di senape, va. Facciamo una cosa, devi mettere un del bicchiere e devi portare perché è già gonfio il suo panino. Ma... Senti, che faccio per chiuderlo? Ci metto due cerniere o poi che ci metto uno stop sopra? Come sto? Bene. Ma ti è appena uscito da una casa d'appuntamento. Perché si vede? No, si sente. O del bordello, baianna tre culi. Svampi forte, capito? Che fuochi da qui. Ma già tu, me ne fai un arco? Io mi fermo qua. Che vuol dire? Che tu nonna la cerchi da solo. È pure tua madre, Righe? No. Io sono sempre stato figlio del Nemi. Che vuoi fare? Sali. No, me ne vado a casa. Oh, dimmi una cosa. Ma muoio di sarai zio. E no. Ma capite tante volte. Se vediamo. Sì. Quando si beccano. Mi zio. Caffè? Eh? Vedo! Tirare! Me la rovini! Me la rovini! Chiama sto cazzo! Scegli! La
chiama sua faccia. Vabbè, andiamo. Fanno durare, ma questo è un tormento. Ma io non lo so, non c'è la giacchetta nuova. Bisogna di un po' di fiori colorati. Sì. Tipo questo che è? La stella di Natale? Sì. Questo qua è quello di questi? Rose, due rose. Sì. Tre. Tre, sempre dispo. Va, mio amore mio. Non fammi spiegare, Flamingo. Sto tornando a casa. No. No, non dico così, ti prego. Però... Bello, sì, sì, bello. Dai attimo io. Articolo 416 codice penale. Associazione a delinquere. Articolo 624-625 codice penale. Furto e furto aggravato. E poi... oltraggio, resistenza e lesioni, atti osceni in luogo pubblico, circonvenzione di incapaci, spaccio e detenzione di stupefacenti. Ma ti rendi conto? Un bel curriculum. Flamin non ha cominciato a delinquere quando Togliatti ha iniziato il liceo, quindi... Che fai parli? Zitto, sta zitto. La sedia elettrica ci vorrebbe. Sai cosa significa questo per la nostra famiglia? Mio padre è quasi cavaliere del lavoro. Io ti ho accolto in quest'oasi di sani principi. Tu hai una posizione sociale grazie a me, grazie a noi. E adesso arrivi tu a insozzare tutto quello che mio padre ha costruito per me. Flami. Flami. No. Oh, dai. No. Dai. L'ho detto e no. E ti ho detto di no. Eh? Amanda, io non t'ho mai amato. E sono stufo di questo usarsi così, senza sentimento, senza rispetto. Chi sei tu? E chi so io? Miserabile fallito. Te non sei niente. Sei solo il nipote di un'anziana che si piscia sotto e c'ha la fedina penale sporca. Ma vattene a fanculo, va! Ma perché non pensi alla tua de nonna? A quella marchettara de prima riga? Perché che ci vogliamo raccontare, Flaminia, che le uniche palle che ha maneggiato sono state quelle del blasone? Cavaliere del lavoro. Ma se ci avete uno stemma di famiglia che ha marcato in concima agricolo, a sfollati! Ma che te pensi? Che te pensi? Che io non lo so che casa Ciambelli prima era una casa cantoniera. Anzi, so pure una cosa in più io, che ci passava rapido dei 10:45. Natali illustri. Ndo stanno sti Natali illustri? Ndo cazzo stanno? Mario, non ti riconosco più. Ah no? Però quando giocavamo a papera ciecata al grillo marziano, mi riconosci sempre, com'è? Sti zozzoni, maledetti, miserabili. Abbiavvela con una vecchia, con una povera vecchia che ha sempre contribuito più di voi, molto più di voi allo sviluppo del paese. Perché nonna ha sempre preso, sempre, però ha sempre speso, sempre! E il primo maggio non ha mai fatto festa, mai! E ha sempre combattuto contro l'ideale del posto fisso, perché è l'unico che ci ha avuto. È la cella 32 delle Bibbia, capito? La cella 32! Sozzi, luridi, venditori di carne umana. Voi siete infami. Infami.